Se non mangi ti tiro un pugno. Andiamo su. Su qui. Su. Su. Bravo. Yeah. Oh! Opla, che volevo stare con la sua zia. Mamma mia, mangia queste orecchie. Mangia queste orecchie. Su, bravo. Bravo, mettiti queste. Ciao, sono l'elfo di Natale. Sei il protagonista del video. Guarda. Non avevo calcolato il fatto che Popoff occupa tre quarti di video praticamente. Ma poi perché stai in braccio a me? Dai, sali su. Bravo. Ma mi devo mettere questa cosa così? Abbiamo cuccia a terra seduto. Ah, già, no, capito. Aspetta. Ehi. Popoff. Papi, seduto. Qui. Seduto, giù. Bravo, il mio cane. Il tuo cane cosa che è mio? Ah. Io sono quella che... L'ha finanziato? Esatto. Ah, ok. Quindi un po', un 1% è anche mio. Anche un 2%. Sì. Siamo tutti storti? Perfetto, come voglio. Ne dici qualcosa? Penso volessi dire qualcosa. Ciao, ciao a tutti, ciao Dorini! Orecchie. Proprio è interessato alle tue orecchie. Cosa c'è qui? E bentornati in questo nuovo video che non faccio da 3 settimane perché sono un pelandrone! No, queste perché Sabrina ha 25 gradi in casa e ogni volta che vado da lei praticamente mi viene sonno. No, mi crania e le porte mi abbandonano. Il tuo cane profuma contrariamente al mio. Andiamo a fare una mystery box perché la nostra amica Alessia, la zia Alessia, ci ha mandato una mystery box per Popoff. E lui non sembra molto interessato. Però appena scoprirà che è cibo, si interesserà. Diventerà curioso. Sì, che bello, che bello. Allora, si è spaventato. Ah, già, è vero. Perché voi non lo sapete, ma Mister Scatolo è una cerimonia. È passata una ragazzina che ha fatto una foto Papi. Dentro, vero? Cosa allora, c'è? Io ti passo i prodotti e tu li descrivi. Non è niente, vedi? C'ha ragione. Cioè, con tutto quello che c'è nella scatola, tu hai preso questo. È il cattivo di Mister Carta. Mister Carta. Perfetto. Allora, vuoi partire dal regalo? Sì. Così lo incuriosiamo un po'. Devo tenere. Papi, guarda qua cosa ti ha mandato la zia Alessia. È lui. Questo è un amico di Mister Fragolo. No, è un grandissimo nemico. Sì, di Mister Fragolo è amico. Ah, ok. Quindi è un suo nemico. Chi è? Qui scritto qua. Paul. Paul. Ciao, Paul. Mamma, che bello Paul. Sì, ora ci piscia sopra. Mamma, quanto bello rido. Paul. Allora, mettiamolo qua. No, dai. Paul. Oh, Dio, Paul. Paul, che bello. È cattivo. È cattivo perché ora Andre farà una non storia. Farà niente. Bla, bla, bla. Andiamo avanti. No, già ste cose fa già caldo. Partiamo subito. Secco, umido. Umido sono io. Secco al cibo. Io sto bene. Ok, io no. Iniziamo da... Questi buoni. Qua i Naturleckerli. Naturleckerli, falli vedere. Questi sono i Naturleckerli. Perché c'è uno struzzo sopra? Lo vuoi assaggiare? Lo struzzo, lo mangiamo. No, allora. Non penso sia di struzzo. Voi non lo sapete, ma Popoff è un po' schizzinoso per il cibo. Quindi è una sfida anche questa. Sabrina ha detto non ti preoccupare perché lo mangio io se non lo mangia lui. Quindi allora io ora darò Popoff l'Erganzurngfruttermiel di Eleice Naturbelongun Furgendelund. La zia Alessia ci ha mandato una mystery box con tutti i prodotti Reiko di alta qualità. Quindi per chiunque fosse interessato, mi sa che se, non se mi ricorderò di farlo, in descrizione ci sarà. Non serve che fai sta cosa, lui non è il tuo goggo, non devo fare finta, ma seduto, seduto. Fai vedere qui, questo, lo stiamo accettando. Mm-hmm. Ma che bravo! Com'è? Lo leggo. Allora, c'è un piccolo problema però, Popoff. Esatto, è un po', cioè, capito? Cioè, lui è nobile, sa di essere di sangue blu. Lo rompio con i denti. Mi sa che non si rompe. Papi, tu ci dai i denti buoni, no? Guardalo. Snack duro e di struzzo. Vediamo se riesco a spezzarlo io. Che schifo. l'ha fatto, eccolo! Mamma. Mamma è buono, mia. Grazie, zia Alessia. Mangiato? Sì, ci vuoi piace. Vuoi fare metà? No, grazie. Sicura? Ho detto solo se papà non lo mangiava. Mamma, che buono. Guarda in camera. Niam! Primo regalo super apprezzato. Super apprezzato. Ti faccio scegliere a te. Ci picchia. Io vorrei i Naturbunze Vollarung Furale Unde. Io apro questo, Andre, e faccio vedere la formina. Che piccolino che è questo, lo vedete? No, Poppy, allora. Aspetta. Aspetta. Poppy, aspetta. Ma che bravo! Lascialo tu. Goku l'avrebbe mangiato. No. Aspetta. Ti guardo perché cosa sta dicendo mio padrone. Vai.
Mangialo. Stavo dicendo i gusti. Ok, dici i gusti. Uh-huh. 43%. Dai, Andre, 43% di Eringostro Keflesh. Se magari incominciamo a vedere le immagini che sono simili ai croccantini, forse troviamo una soluzione. Andre, cosa c'è in questo Frutter Probe? Continuo a dirti che Frutter Probe è scritto dappertutto. Allora, voi non avete visto niente, ma noi abbiamo dovuto cercare tutto per dirvi che cosa c'è dentro questi cosi, perché è scritto in tedesco. Adesso gli abbiamo dato del Maxi Dog Olimp, che adora. Sì. Che è carne essiccata di manzo, di pollo e di aringa. Che animale è l'aringa? Quella è presente, le siringhe. Ma non è un pesce. Ci via là. È un pesce. Ah, ok. Tu lo sapevi? Sì! Ah, okay. Chi è che non lo sa? Okay. Beh, direi che questo l'ha passato molto, comunque. Gli piace tantissimo. Passiamo a questi che sembrano molto facili da riconoscere sì, anche. Sì, allora, sono i? Questi, Maxi Dog Energy. Allora, per cani sportivi. Pop-off? No. Sei uno sportivo? Questo è il Dynamic. Dynamic! Dynamic! Per cani sportivi con carni d'anatra, particolarmente adatto per cani adulti che preferiscono crocchette grandi. Tu le vuoi? Ci sono grandi. Piselli, mele, mirtilli rossi e neri. Ho sputato. Certo. Sì, ho visto. Mi stai lavando il cane praticamente. Ti dico la composizione: carne. Senti all'odore? E sottoprodotti di origine animale. Vediamo anatra, se qualcuno patate, lo vuole. Barbabietola, allora, piselli, via mele. Questo. Lino, erbe, mirtilli, olio di fegato. Senti, di merluzzo. Senti, c'è una pagina, devi leggerlo tutto, fammi capire. Lievito e oh, signore. Ti è piaciuta la descrizione? Zampa? Di sì. Gli è piaciuta la descrizione. Vediamo un po', questa qui. Ma gli piace tutto. Sta facendo il suo sforzo. Aspetta, con calma. Perché un po'. Lascia. Ma quella coperta però ci serve. Gli piace tutto. Che bravo, ma che bravo. Però l'ha lasciato lì. Per dopo? Lo teniamo per dopo, Poppy? Mm-hmm. Ne abbiamo tantissimi altri da provare, Lo mettiamo qui per dopo. Per dopo. Allora. Non si dà più le mani. Vabbè, tanto sono sudato, quindi. Questo, Andre, ce l'ho qua. I Maxi Dog Sensive. Cibo ipoallergenico per cani sensibili. È possibile che tu li sbagli tutti? Questo invece è il Croquet, che è qui. Croquet. Prendiamo lo stesso, questo. Qua. Croquet. Croquet. Ok. Allora, il croquet. Ma lui gli piace quello. Con calma. Un ASMR. Scusa. No, avvicinarlo molto di più, mi sa, per essere un ASMR. Mi sto rilassando. E gnaccio, ne hai dentini allora? Buono. Mamma mia, stasera mi sa che non ceni, te lo dico. Poi. Perché avrebbe il coraggio anche di venire a chiedermi il cibo con la ciotola poi. Perché lui è un bel pupofedi, c'ha un bel panciotto. Questo qua è un alimento completo della digeribilità ottimale per il cane normale attivo. Allora, c'ha olio di fegato di merluzzo. Che buono. Carne e sottoprodotti di origine animale. Manzo, cereali, verdure, olio di fegato di merluzzo, alghe e lieviti. Vediamo se ti piace. Il fegato di merluzzo fa bene, Sì, ma non fa diventare intelligenti, buono. Tu non lo mangi, vero? Forse lo vedi, non lo mangi. Lo puoi anche mangiare se mastichi. Però proprio come interessato. Vediamo un po'. Allora, questa qui, vediamo se gli piacerà. Aspetta. Sì, ma cos'è piccola così? Fermo. Aspetta. Pelmo. Mettiamone due. Il numero perfetto è fermo. Tre. Tre. Hai visto che ha dei baffi bianchi e con neri? Sì. Mangiali! Sei tu il padrone. Vai. Vediamo. Ok. Gli piace tutto. Mi sa che cambierò la frase iniziale con lui è un cane difficile che non mangia niente con... Oh, complimenti Alessia perché ci hai azzeccato su tutto, però sta mangiando tutto, quindi direi che ci sono dispiaciuti, mi sa. Ne vorrei ancora. Andre, forza. Prossimo. Adesso abbiamo gli Energy, che buoni. Questo non è bisogno perché tu lo sai cosa fa adesso? Adesso quando io... È la prima volta. Mangiare uno per festeggiare. Ciao, la signora si è guardata dentro. Aspetti, guarda le signore fuori che gli danno fastidio. Lui adesso ha preso il vizio che si mette sul tavolo ad aspettare quando dobbiamo uscire per fare la cacca. Oh mio Dio, questi sembrano buonissimi. Cosa pensavi che non lo prendesse? Ah, bella. L'avrebbe preso in testa. Sì, questo col cibo. Ma col cibo e coi soldi puoi fare. Puoi provare? Non c'è i banconote? È perché è Energy, guarda. Mamma Ma mia, sei bravissimo. Gli piace tutto. Vediamo se fa anche Tommy.
Vai col prossimo. Il prossimo abbiamo una scelta tra due, ti se offro. Non ti lecchi le dita, godi sulla metà. Capisco. E vabbè, eh sì, tanto. Abbiamo l'Atletic e il champion per ultimo perché è da campioni. Facciamo l'Atletic. Non è difficile, devi leggere il nome scritto sotto. Quello che ho scritto Athletic. A-T-L. Trovato! Esatto. Un menù gustoso con pollo, agnello e patate. A lui piace, gli ho appena preso 12 kg di agnello e patate. Magna, Ciccio, Gli possiamo chiedere, signor Reiko, al posto che mettere questo cane qua, l'anno prossimo potremmo mettere il mio popò, per favore? Ve li diamo gratis! Li vuoi assaggiare? Mangiali! Ai! Vabbè. Ma che buono! Vabbè, finiamo perché mi sa che di cibi secchi questo qua è l'ultimo ed è il champion. Ed è il champion per un motivo. Perché lui è il campione. E nel champion c'è carne essiccata di manzo, pollame, aringa, riso, olio di salmone, merluzzo, finocchio, scorza di lievito e alghe. C'è pure il finocchio qui, tu lo... perché c'è l'occhietto sporco? Tu lo adori il finocchio. Ah, comunque, volevo informarvi. Guarda bene in camera, aspetta, proprio giù. Giù con la testa. Fai vedere bene, Sabrina. Che questo video, in teoria, era da fare con due cani. Sto aspettando di fare questo video da 2 settimane perché qualcuno qui presente mi è straimpegnato. Il cane. E ad una certa si presenta qui e dice: tu mi hai detto di portare solo la telecamera. Mi l'altro cane. E scusa, dobbiamo fare il cibo dei cani. E Gogo? Ah, ma non mi hai detto di portarlo. Cioè... ti ho detto cosa portare? Videocamera e batterie? Sì. Al volo, al volo, al volo. Al volo? No! C'è un altro, Poppy. Poppy? Bravo! Se lo lanci in bocca è facile, io voglio che faccia il doppio carpiato. Poppy? Mamma mia! È bravissimo il tuo cane. Qui abbiamo dell'umido. Allora, siccome il porcellino ha già mangiato abbastanza... solo uno. Ne facciamo solo uno. Vediamo un po', tu quale... se fossi un cane, allora, quale preferiresti? Provatemi davanti che li guardo. Allora, qua c'è una mucca marrone, qua c'è una mucca marrone bianca e lì c'è un pollo. Allora, qua c'è una mucca a macchie e lì una mucca senza macchie e qua un pollo. Scarto il pollo. Perché? Perché è solo, è l'unico però. Mi hai detto di mettermi nei panni un cane. No, ok. Yes! Penso che prenderei la mucca a macchie. Mamma mia, qui sì che si sente l'odore della carnina. Vediamo se li trovo per informarvi cosa gli stiamo dando. Ingredienti. Carne, 74%, carne, alghe. Cioè non so cosa sia brot, ho detto carne però non era carne, perché vedi, carne di brot. Di brot. Allora, carne di brot è sì. il nome della mucca. Sì, lei era, c'era Matilda e Brot. Esatto, e hanno macellato Brot. Sì. Che roba brutta. Vieni a assaggiare sto brot. Se mangi anche questo... mi sa che non gli è piaciuto. Dalla faccia si è visto che ha fatto forse uno sforzo. Vorrei fare i complimenti a Reiko per questa fantastiche... Però cibini. Vogliamo i nostri cani sul catalogo dell'anno prossimo, signor Reiko, sì. Aspetta che... sì, ci mancava anche questo. Vabbè, che dire. Poppy, vuoi il cappellino? Metti il cappellino, dai, vieni qui. Poppy, vieni, vuole caricare il cappellino? Vieni qui, a posto. Allora, noi ringraziamo voi... assolutamente per la visione e anche Alessia per averci mandato questa mystery box molto gradita dal signor Popoff, direi. Anche perché ce ne vuole di coraggio a vedere questo video. Sì, grazie anche di questo. Lui è il mio migliore amico di sempre. Sì. Una volta era solo del momento. Già, poi sempre perché passato. Gli altri sono morti. Poi ormai passato è il mio migliore amico di sempre. Sempre, da almeno da venerdì. A venerdì oggi? O ah sì, oggi. Ma cosa vuoi da me? Perché si avvicina sempre a me? Vicino! Ciao! Vuoi dire qualcosa a chi ci guarda? Dammi il tuo 1%. Grazie per aver guardato questo video. Io sono Popoff. Chi è Popoff? Alzi la mano. Io sono io. Ora capite perché Cocco ha tanti problemi e Popoff invece è un cane normalissimo? Sì, talmente normale che sta rubando dalla pappa. Dai. Qualcuno ti ha detto di mangiare? Ehi! No, qua si taglia. Ehi! Guarda, se io lo frego così... perché no, non c'è un tappo. Tappo. No, e adesso? Lecca Popoff, lecca! E adesso? E lui lecca le briciole. Detto questo, appunto, direi che ci vediamo settimana prossima, se mai avrò voglia di lui farlo. Lui lecca ancora. Lui adesso pulisce tutto, non hai capito? Quando ti ho detto che ho comprato un robottino di casa, intendevo Popoff io. Le chiappe, guarda Andre. Lune, la fune, Marte, le scarpe.